La sala giunta del comune di Alcamo ha ospitato stamane la cerimonia di firma del protocollo tra i comuni Castellammare del Golfo e Calatafimi per aprire una rete curaci, ovvero dei servizi per i giovani imprenditori. A questa iniziativa partecipano anche due associazioni tunisine. Il comune di Alcamo è il capofila del progetto curaci, coordinato da Agata Scandariato, mentre Giovanni Dare è responsabile del progetto Curaci. Una riunione operativa, un momento importante anche per cercare di rilanciare l'imprenditoria. Sì, è una delle iniziative importanti fatte in questi anni ad Alcamo, in particolare questo progetto che rientra nell'ambito del programma operativo Italia-Tunisia 2007-2013 e che arriva alla conclusione, perché ormai le attività sono state svolte. Al 31 dicembre 2015 si chiude per intero il progetto, che come sapete è destinato essenzialmente a creare imprese, favorire processi di aggregazione giovanile e quant'altro. Ed è un partenariato assolutamente virtuoso, importante, peraltro in un territorio che ha grandissime vocazioni da tanti punti di vista. È un protocollo importante, ci tenevamo molto, possiamo offrire grazie a questo importante documento ai nostri cittadini e soprattutto ai giovani un servizio che il Comune da sé non riesce ad offrire. Da domani o da quando poi il protocollo sarà operativo, i nostri giovani potranno recarsi ad un centro che individueremo assieme alla Prologo, che è partner del progetto, per avere informazioni su come poter accedere ai finanziamenti per poter costruire il proprio futuro, per esempio facendo impresa. Il comune di Calatafimi Segesta ha dato vita al centro polivalente per lo sviluppo economico del territorio. Non è altro che una struttura all'interno della quale ogni soggetto, qualsiasi esso sia, sia libero professionista, imprenditore, disoccupato, inoccupato, può trovare informazioni utili per migliorare la propria posizione. Fermo restando che oggi nei nostri comuni parlare di impresa deve essere prioritario a qualsiasi altro discorso. Noi vogliamo spingere l'imprenditoria autoctona, quell'imprenditoria che porta avanti i nostri prodotti, le nostre eccellenze, i nostri prodotti di... Assolutamente, noi oggi, se vogliamo essere vincenti in un mondo globale, le nostre piccole realtà debbono parlare di nicchie. Noi abbiamo nicchie di eccellenze, parlo a livello ampio di territorio, quindi Alcamo, Castellammare, Calatafimi, ma parlo di tutta la provincia di Trapani, con le nicchie enogastronomiche, con le nicchie territoriali, con le nicchie culturali, con le tradizioni che abbiamo solo noi.